consigliere regionale di Fratelli d'Italia Renato Perrini, assieme al collega brindisino Luigi Caroli, al coordinatore provinciale del partito e sindaco di Sava Dario Iaia, ha effettuato una visita al cantiere del nuovo ospedale di Taranto per verificare lo stato dei lavori. Cronoprogramma rispettato, hanno detto, ma meglio tenere alta la guardia. Come Fratelli d'Italia non siamo un gruppo che ci piace fare un'opposizione distruttiva. Come sono stato sempre attento a leggere le carte in questi anni, così sono anche attento sui cantieri. Sto vedendo che il cantiere sta andando molto molto bene avanti, ci sono parecchie maestranze, rispetto, diciamo, anche ai tempi che si parla che verrà consegnato nel mese di gennaio del 2022, diciamo, stanno nei tempi ad oggi. Naturalmente non significa che abbasserò la guardia, continueremo a controllare, diciamo, il cantiere soprattutto perché non devono succedere delle problematiche, perché il problema dei cantieri è che ogni tanto si ferma, non deve succedere perché bisogna prevenire subito tutte le situazioni che riguardano le infrastrutture, naturalmente perché Taranto sta in una situazione pietosa per quanto riguarda gli ospedali e questo sarà, diciamo, un ossigeno per tutta la città di Taranto, una delle più grosse opere che si è fatta negli ultimi 20 anni, 30 anni che della regione su Taranto, è una cosa importante, però noi come gruppi Fratelli d'Italia staremo sempre sul pezzo perché non bisogna mai abbassare la guardia.